Eccolo sì ormai ragazzi, rieccoci tutti quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme e un buon risveglio, un buon mattino a tutti voi in questo sabato mattina, ovviamente un buon weekend a tutti voi che probabilmente vi state un po' rilassando anche dalle fatiche del lavoro e magari alcuni di voi sono anche in ferie al mare a prendersi una bella tintarella di fine luglio, inizio agosto. Allora, facciamo una piccola analisi veloce a freddo dopo la partita di ieri che ovviamente ha lasciato comunque della mare in bocca, perché se uno guarda il risultato finale 3-0 rimane un attimo scioccato. Però c'è da dire che perché tutto questo scalpore? Perché ovviamente leggi Norimberga, Juventus e subito balza all'occhio vedere 3-0 una sconfitta del genere. Però c'è da dire che ci sono anche delle discriminanti importanti. Allora, intanto c'è stato un cambiamento totale a livello di allenatori, a livello di assistenti, di area sportiva e soprattutto una preparazione atletica completamente diversa rispetto agli anni scorsi. Quindi la Juventus dal 7 luglio ha cominciato dei carichi doppi ogni giorno ed è arrivato ovviamente a questa partita con le gambe pesanti, mentre il Norimberga, che è una squadra che l'anno scorso era arrivata a 12esima se non sbaglio, quest'anno secondo me può puntare anche eventualmente a provare ad arrivare in Bundesliga, è una squadra fatta di giocatori esperti, giocatori che la prossima settimana cominceranno già il campionato, quindi hanno già ultimato la preparazione atletica e sono pronti, no, ai carichi delle partite che contano per i 3 punti. E oltre a questo, il primo tempo è stato affrontato dalla Juve con 7 giocatori tra Under 19 e Next Gen. Quindi è chiaro che la differenza era netta. Nonostante questo, abbiamo preso solo un gol al 19esimo con Jander, abbiamo rischiato di capitolare altre volte e abbiamo avuto una palla gol, se non sbaglio, con Asa. Nel secondo tempo, però, la partita poteva anche finire con un risultato diverso, cioè con una vittoria della Juventus, ma complici gli errori sotto porta con tante conclusioni sbagliate, tante imperfezioni dal punto di vista tecnico, con tanti passaggi sbagliati, eccetera, e poi il rigore sbagliato da Vlahovic, che comunque deve essere più cattivo quando concluderete questi calci di rigore, cioè deve scaraventare la palla nel 7, senza se e senza ma, dato che comunque Diego Motta gli aveva dato anche la fascia da capitano. Quindi insomma ci sono tanti nei, però ecco, se noi andiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, vediamo una squadra che è stata con la difesa alta, ha provato sempre ad attaccare, non si è mai arroccata dietro e con questa mentalità ovviamente ha preso quei 2 gol alla fine, cioè un po' come posso dire tristi per essere in svantaggio dopo tutte quelle occasioni create nel secondo tempo, all'86esimo, all'88esimo hai preso 2 gol diciamo per distrazioni difensive, cioè hai perso proprio le marcature e i reparti si sono sfibrati e sfilacciati e il Norimberga ti ha punito. Lo stesso Perin lo ha detto ai microfoni, così un po' triste della sconfitta. Però ecco, Thiago Motta ha fatto tanti esperimenti, cioè ha cambiato praticamente la prima squadra di 11 nel secondo tempo. E poi ricordiamoci anche che, come ho detto, serve tempo per assimilare dei dettami tecnico-tattici nuovi, perché il modulo è completamente diverso. Abbiamo giocato con la difesa 4 e tanti giocatori non sono abituati a giocare con la difesa 4, infatti, essendo abituati a un modulo difensivista come il 3-5-2, tutti arroccati dentro l'area piccola, al massimo a 18 metri, ripartendo quando gli altri sono stanchi, è normale che le partite finiscono con risultati diversi. Quando tu invece proponi, costruisci, specialmente quando non sei abituato a farlo per 3 anni, puoi capitolare, specialmente se davanti trovi una squadra più esperta di te, rispetto alla prima 11 del primo tempo, e soprattutto con una preparazione atletica già finita e ultimata, con una squadra già con le gambe pronte per il campionato, indipendentemente dalla categoria in cui gioca, perché comunque le squadre di seconda divisione tedesca sono molto organizzate e fanno delle preparazioni atletiche fortissime, devastanti. Quindi, come ho detto, ci sono tante cose per cui, diciamo, migliorarsi, perché assolutamente il risultato è negativo, però ecco, non facciamo di ogni erba un fascio, aspettiamo un po' di tempo, diamo tempo a Thiago Motta di finire questi ultimi 3 amichevoli e poi cominciare piano piano a tirare le somme, ma le somme andranno tirate quando conteranno i 3 punti e quando conterà fare risultato anche nella prima parte del nuovo formato Champions League, perché adesso è riduttivo andare a vedere appunto le falle di questa situazione e dire Thiago Motta non è un allenatore da squadra come la Juventus, è un allenatore alla Mayfredi. Bisogna andarci coi piedi di piombo, come ho detto, perché secondo me è veramente troppo troppo veloce un giudizio di questo tipo. E ovviamente capisco e immaginavo che ci sarebbero stati coloro che in qualche modo sentono la mancanza dell'allenatore che ci ha portato
per 3 anni avanti, però ecco, è giusto e doveroso secondo me cambiare aria, cominciare a parlare in maniera professionale di quello che sta succedendo, attenendosi al campo e ricordandosi anche un'altra cosa, che con la stessa tipo di partita, finendo 1-0 magari con l'altro allenatore, avremmo detto che era colpa di Vlahovic che sbagliava il rigore, o avremmo detto che non si può sbagliare a tu per tu come ha fatto Nicolussi Caviglia, come ha fatto Cambiaso, come ha fatto Mbagula. Quindi bisogna in qualche modo cercare di uniformare il giudizio e, come ho detto anche negli anni precedenti, al primo anno dell'ex guida tecnica, avevo dato parecchio tempo a lui per adattarsi alla nuova squadra dopo Sarri e Pirlo, tant'è che cominciai a criticarlo qui, e poi lo fecero anche tanti altri anche prima di me, solo quando siamo stati eliminati dal Villarreal agli ottavi di finale, mi sembra di sì, e poi quando facemmo quella range finale bruttissimo in campionato, finendo a 70 punti su 114 disponibili, con una squadra comunque esperta, che veniva da uno scudetto con Sarri e 2 coppe nazionali con Pirlo. Ecco perché in qualche modo ero stato duro, però cominciai veementemente a criticare l'operato dell'ex guida tecnica solo dopo Monza, quando perdevo contro una neopromossa che aveva 1 punto in campionato prima di noi, e poi arrivò a 4, prima vittoria storica contro la Juventus in Serie A, e poi la sconfitta bruttissima contro il Maccabi, che era una squadra che è a pari livello a una Lega Pro, se non una Serie D italiana. Quindi è chiaro che lì cambiò tutto, perché lui stesso ai microfoni disse che non era il problema, ma era la soluzione a tutto. E lì è cambiato tutto l'ordine delle cose. Quindi, come ho detto, su questo canale, ci tengo a ribadirlo, anche il nuovo allenatore verrà ovviamente criticato nel merito, qualora dopo magari 6 mesi di tempo, primo giro di boa, prima di sonare le partite di campionato, non riuscirà a dare un'impronta e non riuscirà a ottenere dei risultati. Ecco, questo è chiaro e deve essere così, perché noi tifosi, sì, siamo tifosi che hanno la passione, l'amore a prescindere, ma poi devono essere anche critici, avere l'occhio critico e capire le situazioni caotiche, indipendentemente di chi allena, di chi è in dirigenza e di chi gioca, perché questa è l'obiettività dell'opinionista. In ogni caso, partiamo da Todibo per quanto riguarda il mercato, perché l'accordo sul prestito c'è, l'affare non è a rischio, ma va limato ogni dettaglio della trattativa, ed ecco perché ci sta mettendo ancora un po' di tempo. Comunque, nei prossimi giorni, entro il 31 luglio, gli esperti di mercato sono fiduciosi e il francese dovrebbe arrivare alla corte di Thiago Motta, quindi classe 99 del Nizza, presto sarà agli ordini del nuovo allenatore. Cosa c'è da limare? Ovviamente il discorso legato all'indennizzo per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, cioè la cifra iniziale che la Juve deve dare nelle casse del Nizza per far sbloccare la trattativa. E poi bisogna dire anche qual è la cifra esatta dell'importo del prossimo giugno, quando dovremo pagare l'obbligo di riscatto, dei 30 e 35, vedremo quale sarà, quindi definizione anche di quella cifra lì, definizione dei bonus, ovviamente importantissimo, e la percentuale sulla rivendita. Quindi c'è ancora tanto da limare a livello burocratico, a livello formale, ed ecco perché la trattativa sta ancora andando in questa direzione abbastanza lentamente. E poi c'è anche la volontà del giocatore, che in qualche modo ha sbloccato la trattativa in maniera abbastanza prepotente, con il Nizza che si è in qualche modo lasciato andare alla volontà del giocatore e non ha trattenuto appunto il francese, in qualche modo mollando gli ormeggi, ecco, se vogliamo dire, usare un termine marinaro. Poi l'altro giocatore che è in arrivo, ovviamente grazie al tesoretto proveniente anche da Sule, è Coop Miners. Arriva un'offerta prontissima di Giuntoli all'Atalanta, non demorde, lui continua a partire dal discorso legato ai 45 milioni. Poi, se l'Atalanta continuerà a storcere il naso, piano piano si andrà ad aggiungere qualche milione in più con dei bonus per provare a convincere la Dea. La volontà del giocatore è talmente forte che i bergamaschi non lo tratteranno più, mal che vada si arriverà proprio ad oltranza poco dopo la Supercoppa Europea, che l'Atalanta vuole provare ad alzare al cielo contro un Real Madrid di Ancelotti straripante, ma qualche chance ce l'hanno, visto come hanno giocato contro il Leverkusen. Se questa potrebbe essere, diciamo, l'Atalanta sicuramente avrebbe delle occasioni, e quindi vediamo un po' quanto ci vorrà a chiudere la trattativa. Ci bisogna ancora limare il discorso legato ai bonus, per quello ci sarà sicuramente, e anche la percentuale sulla rivendita. Quindi i maggiori esperti di mercato, lo ribadiamo ancora, e alcuni giornalisti molto quotati pensano che la trattativa possa cominciare a definirsi se la Juve porta la cifra con i bonus ai 50 milioni. Da allora da lì possono innescarsi delle situazioni tali per cui il giocatore, diciamo, verrà alla Juventus. Vedremo, si potrebbe veramente anche chiudere entro i 55-60 milioni, perché comunque l'Atalanta a un certo momento
non può più fare opposizione, anche perché tenere un giocatore contro voglia un'altra stagione è veramente improponibile. Theo Koopmeiners è stato chiarissimo, vuole allenarsi con Thiago Motta, vuole cambiare aria, vuole vincere trofei alla Juventus, e ovviamente senza nulla togliere all'Atalanta, con cui ha fatto la storia, perché ha vinto l'Europa League, ha fatto un'altra finale di Coppa Italia, è arrivato nuovamente in Champions League da outsider, perché l'Atalanta non era tra le favorite per arrivare in Champions League, e quindi ci sono tutti i presupposti, come ho detto, per fare una bella transizione, anche separarsi bene da Percassi e Gasperini, e arrivare alla Juventus, dove sarà obbligato a fare un salto enorme da una provinciale, tra virgolette, a una grande squadra. Quindi non è scontato, perché avete detto bene voi, De Ron, Freuler, Gosens, tanti giocatori non hanno reso come dovevano fuori da Bergamo. Poi, per chiudere, Adeyemi, c'è una piccola differenza ancora tra domanda e offerta. Il Borussia Dortmund chiede 45-50 milioni, la Juve ne propone 40, quindi vedremo anche qui come si definirà la trattativa. C'è il sì del giocatore e dell'agente di Adeyemi, classe 2002. Bisogna finire la trattativa anche con i tedeschi del Borussia Dortmund, che continuano a stare un po' alti col prezzo, ma sanno che la volontà del giocatore è quella di andare via. Quindi sicuramente questa componente qua aiuterà Giuntoli, non poco, a finalizzare questo colpo che è il piano A dell'attacco anche per Thiago Motta. Quindi abbiamo detto Todibo, Koopmeiners, Adeyemi in vantaggio su tutti gli altri esterni, cioè con Seisao, Galeno, Pepe e Sancho, e poi vedremo chi altri potrà arrivare alla corte di Thiago Motta per puntellare la rosa dei primi 11 titolari. Chiudiamo con Sulé, che ha trovato l'accordo definitivo con la Roma grazie alla gente del classe 2003, finalmente si è trovata una disclusione, 26 milioni nelle casse della Juventus con 4 di bonus, 3 facili da raggiungere, quindi 29 milioni sicuri dentro, 1 milione difficile da raggiungere, quasi impossibile, però poi c'è anche la percentuale sulla rivendita del 10% di cui la Juve potrebbe beneficiare quando la Roma, se la Roma dovesse riuscire a vendere l'argentino a un prezzo abbastanza importante. Quindi ragazzi, vediamo cosa accadrà, vi lascerò al video del pomeriggio, forza Juve fino alla fine, scarica di commenti.